Amici della Brother Italian Gaming, bentornati nell'episodio, speriamo conclusivo, del Brasile Cagnasso con il dottor stimato ragionier Lampiao. Qui con me c'è il gran consiglio al gran completo e incominciamo subito dai panni del dottor Flack. Buonasera dottor Flack. Buonasera. Come andiamo? Bene, molto bene. Ci fa piacere. Panni stesi o... Panni stesi, vedo dei bei panni stesi. A proposito di panni, andiamo da Vernizzi. Buonasera, dottor Vernizzi. Perché sono un panno? No, è perché lei ne ha di brutti addosso. Tu sei steso. E te invece sei un latitante da un sacco di tempo. Tu sei lo stirato. Cos'è, hai imparato da Escobar, da queste parti? Lei si fa gli affari suoi e si parla di scopaggio, quindi andiamo dal dottor Backfield. Buonasera. Si dice fare l'amore comunque. Mamma mia, com'è romantico. Com'è meglio, veramente. Un uomo da veramente da tenere sempre come esempio. Tanta figa intorno, ma parla comunque d'amore. Andiamo dal dottor Attila. Buonasera. Si dice lo scupaggio. Lo scupaggio, molto bene. Lo scupaggio. E dopo lo scupaggio, signori, nello scorso episodio al quale fortunatamente io non ho assistito, i qui presenti mentecatti alla guida del paese stanno avanzando in bicicletta verso Dallas. Molto, 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 molto bene. Fa già ridere così. Non già mai ridere visto così. Il giro cost to cost? Domanda importante. Ma perché ho buttato 300.000 mine in un punto solo? Esci da questo porto e gli sta sul cazzo San Diego. Così. Allora vedo che abbiamo un problema con l'acciaio, un problema con l'alluminio, un problema con il cromo, un problema con la gomma. Non abbiamo camion, questi vanno solo in biciclette. Portiamo rifornimenti con i porci, quindi è tutto a posto. È tutto a posto. Signori, direi che possiamo far partire il tempo. Bando alle ciance. Vabbè, inoltratemi un po' questa puntata che sono stato mancante gli americani, basta che dobbiamo inoltrarle. Infatti, non ha guardato le altre puntate? C'è stato un evento caratteristico qui. Ah, è vero. Secondo pura veramente tristezza, desolazione e smacco da parte nostra. Gli americani ci hanno tirato un'atomica in quello testa. Vi hanno tirato un'atomica in testa. Il signor Vernizzi ancora non si è vendicato, però. Ancora non si è ripreso. Perché non c'ho la superiorità aerea, non c'ho... La verità, Berni, adesso ce l'hai, però... In acqua gli faccio un tsunami. È però che non te la meriti, il problema è quello. Madonna mia, li stiamo tirando giù 50 aerei a botta? Al secondo, sì. Signor Flack, signor Attila, che cazzo sta facendo volare? Le Valchirie? Io sto andando in bicicletta. E se fai i P51 ancora, questo merdo? È colpa sua. Sì, regolare. No, per carità di Dio, ha assolutamente ragione. Sto pronto. Dottor Lampiao sta facendo volare le Madonne. Sto pronto. Sto pronto. Sto pronto. Andiamo a medagliare. No, non medagliare nessuno, non se lo meritano. Ma che cazzo vuoi? Ma parla per i tuoi, scusami, sono eroi di guerra. Tutti eroi della rivoluzione. Tutti eroi della rivoluzione. Ma non saremmo qui se non fosse per un gruppo, una stretta cerchia di persone. Ma tutte le volte ci scordiamo perché lui è un mono. Tu ti scordi? Certo, lì. No, si scorda Vernizzi, signori. Questa no, è la tua realtà. Non hai mandato il link. E infatti, questo è vero, non ha fatto il suo dovere. Allora, posso confermare solo per questa volta che effettivamente le cose sono andate in questo. Io confermo che lei è contemporaneamente un mona e un è un mona e un mostro. Bradipo morto. Perché è morto lui? Io devo segnalare una cosa. Io devo segnalare che ci stanno gli australiani che si stanno inculando pezzi di roba qua. Infatti ho detto che la macchia verde. Come si permettono? Comunque signore, andiamo a fare il nostro lavoro. Andiamo a fare il nostro lavoro perché qua vanno salutati fini economisti, coloro che sovvenzionano e danno ossigeno a questo progetto che purtroppo prevede anche Vernizzi, e quindi andiamoli a salutare i veri campioni.
di tutto questo glorioso canale, che sono il signor Alex, il signor Procione Dorado, che le faccio i complimenti per il nome, veramente straordinario. Allora. Imperator Ryuko, il dottor Lolang, i nuovi moderatori del giovedì sera, quindi signori preparatevi perché giovedì potrete insultare anche loro. Il signor Nicola, il signor Pioli Russi, il signor Piragna Rosso, Samu, il dottor Berry, il signor Michele e il signor Gabri, sì, fini economisti, vi amiamo, tranne Vernizzi. Avanti tutta. Perché? Cosa? Perché tranne io? Chi? Tranne chi? Cosa? Non ho capito. Posso sentire questa voce? Signor Flack, pedali verso Kansas City. Pedali verso Kansas City. E facciamo una manovra a Kansas City. Facciamo, esatto. No, io non voglio andare nel Kansas. Adesso perché dobbiamo fare la mossa a Kansas City. Ma Kansas City non è in Kansas, è in Missouri. Dobbiamo fare la mossa a Kansas City. È vero. Mi scusi, eh. Il Kansas, che non è sportivo, non ha fatto Missouri City. Eh no, ma è proprio per questo che si chiama la mossa Kansas City. Tutti guardano a sinistra. Sei pronto a buttare Atlanta? A destra. Clicca, spamma. Faccio passare la voglia degli australiani di perdere contro Attenzione, sta per bombardare Atlanta. Vendetta vera. Eccola qua. E una su Atlanta. Eccoci qua. Io ho un sogno nel cuore, signori. Aspetta, io spero che un giorno, di fare una live, facciamo una 24 ore per raccogliere fondi per pagare un biglietto a Vernizzi per Atlanta. Ma stiamo tirando anche i razzi? Stiamo tirando anche i razzi. Non è che fa crimini di guerra, se non sa lei. Ah, è vero che sono io che li faccio. È vero. Solamente a lei. Mi ero dimenticato che avevamo fatto anche i razzi da tirare in testa nelle case americane. È pronto di nuovo? Certo, eccomi. Sono qui, sono stato eletto per questo. Dove l'ha tirata? È sempre lì. Ha fatto fiasco. No, ha fatto fiasco, non è vero. Eccola. Effettivamente, eccola. Si bombardi anche zona un po' più. Ma un'altra volta Atlanta? Infatti, ma. Ma che cazzo fa? Questa è più artistica. E basta, sono arrivati tutti gli aerei. Hanno detto, ma com'è sta storia che ci marcano in casa? Ma che cosa ha tirato? Ma perché ha tirato due bombe atomiche? Cioè, qui? È perché lì producevano il cibo che nutriva tutta la nazione. Ma che cazzo ne sa lei? Senta, ma non è che mi può mettere l'aviazione sulle truppe invece che per far partire di guerra a Vernizzi? No, scusi. A te qui potresti avanzare come il burro e te... Ma mi stanno inculando da questa parte perché non ho la superiorità aerea, non so dove devo avanzare dall'altra parte. Ma lei pedali, vai. Mi spiegate perché non muro, perché non se non il muro Vernizzi e devo anche rispondere alle cagate che domanda. Lei non ci pensi e pedali. Il brasiliano non ha la struttura. Il brasiliano non ha la struttura ossea per pedalare, ma noi lo sa e pedala lo stesso. Oh, è la cosa del calabrone, ma lei è un cafone ignorante, veramente non capisce un cazzo. Ma lei non ha la struttura ossea per capire le battute, non spiegargliele. Ma te hai detto una cosa stupida, scusa. Mamma mia, stupido, c'è solo il tuo gomito sinistro. Perché il mio gomito sinistro? Cosa? Beh, effettivamente, diciamo che non è un esempio di intelligenza. Il gomito più stupido che abbia mai visto in tutta la mia vita. Oh, manca il bombardiere strategico. Dov'è il bombardiere strategico? Sta in colonia e lo lasci perdere. Io sto muovendo truppine, mi diverto a muovere truppine. Volevo fare quel lavoro lì, volevo fare. È caduta. Ma bisogna di più. Anche qua. Tirarmi lì. Qua, secondo me ce ne sta bene una qua, Vernizzi. Ma infatti volevo ben lì, però è in un'altra area, di aviazione. Me la tiri su Juarez. Ma non ce l'ho più. Ma perché non ce l'ho più? No, non c'è più, infatti. Non hai. Ah no, adesso sì, quasi.
mi sa che mi ha nascosto il bombardiere strategico. Attila. Ma non è vero. Nell'hangar. Amici, adesso facciamo un gioco. Trova il bombardiere strategico. Lo nasconde, non vuole che non ci fa giocare. Dov'è il bombardiere strategico? Fuochino, acqua, acqua. Guarda, stai buttando. Ecco, sì, grazie, grazie. Ma c'è un cretino sulle truppe le buttate, ma è per no, forza. Non l'ho fatto io, l'hai fatto tu. No, chi? Ma che? Ci hanno aperto il fronte. Un demente. Un demente si autobombarda le truppe. Lui, un demente. Fatto. Non è vero. No. Ragazzo, senti come ride. Te non sei bravo come me a bleffare. Non sei bravo come me a bleffare. Ma crimini di guerra stai. Ma perché questa roba è degenerata subito? Oh, ma la smetti di buttare atomiche lì. Però che simpatica sacca con il supporto. Ma le uniche cose buone. Ma basta Quares, nuclearizzare Quares. Lei è San Diego, se non per iniziare. Vuole andare a San Diego? Allora facciamo altre 8 puntate a sta velocità, Vernizzi. Lo so, ma sei te che sei dentro davanti. Oh, hai rotto il cazzo, Vernizzi. Ma tu Berni, Berni, buttala a San Diego, buttala a San Diego. Vai, San Diego dove? No, non ci arriva, è la mia roba. Scherzavo. Quei cavalli servono, biciclette e cavalli servono. Guarda, I cavalli servono per tenere i porti, ignorante. I porci. Io me lo immagino. Io intanto io mi sto facendo la mia partita qua a New Orleans, sto avanzando tranquillamente. Sì, sì, allunghi il fronte, che tanto. Ma... Sì, ma l'ho fatto apposta. Abbiamo biciclettari a vendere, da. Tanto abbiamo 2 milioni di manpower. 2 milioni di Brasilia di cagnazzi. Esatto. Quindi abbiamo 200 camion. Siamo, le bici, siamo ricchi. Siamo tornati in attivo di camion. Beh, questo è un grande risultato della rivoluzione. Ah, sono quei camion che danno rifornimento alle bibite ai ciclisti. Questa è una grande vittoria della rivoluzione. Sono lì che passano con le borracce. Tieni una sborraccia. Cosa? La sborraccia. Prego. Che diavolo. Fa anche coso. Mi sono immaginato la scena, va bene. Ma lei non può ridere da sola le sue battute, però. Sì, ma non può. Si fa ridere. Ma se adesso si immagina una sborraccia, com'è fatta? No, non metta. No, dai, veramente, se no stasera la finiamo l'anno del cazzo. Dai, dobbiamo chiudere sta roba, basta. Gli Stati Uniti hanno rotto i coglioni, devono morire rapidamente. Si è calmo. Avanzate. Avanzate. Abbiamo decriptati. Sì, sì. Oh. Via. Ah, beh, via, cosa, via. Mi stanno il bonus, non sprecatelo. Posso dire che le gemelle brasiliane sono sempre più inquietanti. Ammetto che è così, effettivamente. Ah, signor Flacchi, adesso le allungo un altro po' il fronte. Ma allunghi un'atomica qua ogni tanto. No, non le chieda, ma non le chieda. No, incredibile, ha tirato tanto. Ma basta, basta! Fatto un niente. Guarda che sta facendo. Ma poi senza niente, no? Senza niente, senza dire oh, sto bombardando qua, avanza. No. Tira solo per il gusto di vedere gente. Guarda che uno l'ho tirata io, ma l'altro l'hai tirata tu. Ancora con sta tua teoria demente. Io lo so. E io lo so, io lo vedo il pulsante. Niente, adesso sono biciclette. Sono biciclette radioattive. Porca la gran puttana. Cos'altro che biciclette in carbonio, se le abbiamo in uranio noi. Mica pesantissime. Ma scusa, cioè qua poteva essere utile. E continuate a tirarle qua merda di cazzo a non Quares. C'è l'aviazione fin lì, non arriva. Ah, che brutta cosa, facciamo gli aeroporti. C'era è arrivato oh, che scemi che siamo, Attila, a non fare gli aeroporti. Oh. Sì. Mamma mia, sì, confermo, siete scemi. Dai, vediamo adesso, fai gli aeroporti qua e l'aeroporto nemico è questo. Dai, vai. No, qua no, perché è già 10.
non possiamo. Ah, ma il tungsteno ci va bene. Qua l'aeroporto. Ma glielo sto facendo qua. Ma qua è un'altra provincia. Ma io no, vuole il fottuto Chrome. Attila e dica qualcosa lei a... Ma cosa devo dire più io veramente? Non ho parole. Cioè, ragazzo. I pedali. Potete mettervi due vernizi in una classe, no? E la gente prova a spiegarvi le cose. Non capisci un cazzo, ci arrivano gli aerei da qua. Da chi? Da dove? Da Sonora. Fino a dove? Qua? Prova, dai, metticeli. Mettici se sei uomo. Allora, ci metto un aliante. Residuato dalla prima guerra mondiale. Esatto. Un dirigibile francese. Però sono francese. Vabbè, tanto piano piano sto distruggendo tutti gli aerei. Oh, là. Hanno riaperto la sacca mentre... Sì. Ma no, perché non abbiamo un cazzo? Perché? Perché la vita è dura, amico. Cioè, non ci abbiamo anche più la gomma. Eh? Passate all'offensiva. Scusami, chi è che ha fatto il tunnel qui? Il tunnel? Che tunnel? Cos'è? Cosa succede qua? Perché sono partiti così? Non lo so, oddio. Flacca, ma che cazzo è successo? No, ecco perché sono sputtanati i fronti. Ma cos'è sta roba? Vedi che allunga i fronti. Ma io non ho fatto un cazzo! Non ci provi neanche. Stavo avanzando là, ma io non. Non ci provi neanche, io non ho fatto un cazzo di niente. Hanno fatto un fronte. Stanno avanzando. Cazzo, stanno avanzando. Abbiamo le registrazioni, abbiamo. Abbiamo la registrazione, quindi potete. Ho capito, ma non l'ho fatto io. Non l'ho fatto io. Questo è opera di Vernizzi, palesemente opera di Vernizzi. Ma se è opera mia. Questo è palesemente opera di Vernizzi. Dammi subito la colpa, guarda che guarda, meno male che uscirà la partita. Meno male che uscirà la registrazione della partita ed è il mio monitor. Meno male. Chi è che sta puntando ad andare a Washington? Chi è? È stato Vernizzi, per forza. Ma che c'entro io? Uscite il 9, se me lo dite subito prometto che non mi arrabbio. Falso. Allora è stato palesemente Vernizzi. Ma perché sì, mi dai certo che è stato palesemente Vernizzi? Perché ormai ha minato dappertutto, non ha più cazzo di voglia. Sì, si sta annoiando. Se annoia. Sì, ha provato a fare. Ah, però avete allungato il fronte. Sono stato io allora, abbiamo fatto bene. Guarda, ci hanno saccato. Avanzare, Cagnassi, si attacca, Cagnassi. Andale. Ah, no, quella non è. Arriva. Il signor Vernizzi che sta addirittura tirando giù la marina statunitense. Le mine la sta tirando giù. No, qua nel Mar dei Caraibi non ha minato. Non ha avuto le palle. Certo che ho minato. Ah, figa. No, ero troppo distante dalla visuale. Non ci si può più far bagno qua. La gente non può neanche farsi il bagno, che salta per aria. Natanti uccisi da Vernizzi. Non gridano più squalo, gridano mina. Sì, tipo le meduse, no? Oh, ci sono le mine. Mamma quella mia. È una boa. Mamma mia. Non avvicinare. Mamma mia, signor Flacco, come la vedo male qua. Mamma mia, come la vedo male. Ma adesso. Oh, se sì, però lì cambiamo chi è dietro. Però se cambiamo chi è stato sto mona che ha fatto sta cagata. Che merda, mamma mia, Ma perché mi dai del merdo? Che c'entro io? Perché lo dici col tono sarcastico, quindi sei stato tu sicuro. Ma perché mi dai la colpa? Tono sarcastico. Adesso non posso più dire niente. Proprio. Giura che non sei stato tu. Giura che non sei. Giura sulla copertina. Adesso spergiura tutti i giorni appena si alza. Figurati se sta giurando. No, vai, fa giurare sulla copertina. Sulla copertina. Sulla sua copertina in cui si addormenta il computer. Sulla sacra sindone verniziana? Esatto. Sacra sindone. Sulla risposta alla sacra sindone di Vernizzi. Ah, signori, mamma mia, ho fatto coprire l'immagine di un'esplosione atomica.
E la cosa che mi dà più fastidio è che ci siano dei filippini. No, guarda che cazzo ha fatto questo demente. Che ha fatto? Che ha fatto? Servivano ha qua, fatto. Servivano dall'altra parte bombe atomiche. Ma... bombe atomiche. Atomizzato tutto il cazzo, tutta la bassa California atomizzato. Mamma mia, quante truppe abbiamo perso qua. Mamma mia, Vernici. Da calmo. Non toccate ogni volta questo gruppo, poracci. Poracci. Sì, però veramente, comunque, chi ha deciso di avanzare da qua in poi... Hai detto che sei stato tu. No, no. Ti sei preso il merito. Però ha allungato il fronte, ha fatto bene. Lo sono stato io. Voi basi, mi mancano proprio basi di anni e anni di gioco. Non avete ancora imparato un cazzo. Vabbè, a distruggere il canale di Panama, dai. No, già è dubbio, cioè che ci siamo, non lo so, non voglio più passare dall'altra parte facilmente. A Bernice secondo me mancano le basi dell'esistenza umana. Che hai detto? Sempre noi facciamo una fatica con l'aviazione avanzate dove non riusciamo a coprire, boh. Sì. Loro c'hanno un botto di aerei. Appunto, cioè, ieri ho dimezzati, ce ne avevano 20.000, ora ce ne hanno 5.000, però bisogna aspettare un attimo. Noi aspettiamo, che cazzo ci impegna. E dopo che avete macellato, abbiamo perso tutte le biciclette di questo mondo. Mamma mia. Il prezzo delle bici qua è impennato. Chi le ripaga? Chi le ripaga adesso tutte quelle bici? Guarda caso, Vernizzi si è aperto un market di biciclette. Chissà com'è. Centro riparazioni. Pure coincidenze. Di che colore le fa però queste biciclette? Ce lo dica. Arancione. Mamma mia. Non voglio nessun motivo, mi basta così. È giusto, perché... giustamente, mamma mia, si è portato tutto appresso bro. Giusto perché gli mancava altra gomma sto figlio della merda. A chi? Al tedesco. Giustamente il Siam dice un altro po' di gomma, giusto, il glorioso Siam. Uno, capito? Cioè, il signor Flack stava avanzando sereno e tranquillo, facendo tutte le sue cose e niente. Si è dovuto essere ingordi e andare a prendere Washington così, con un pene. Non so. Stavano andando a Washington, stavano andando. Fa il vago. Signor Flack, io così lei a prendere la macchina stasera. Diretto proprio. No, sì, cazzi sì. Vostri, il mondo deve vedere quando siete in etto. No, no, io farei casello in 45 minuti proprio. Oh, sfonderei il casello. Sì. È proprio... con la marcia di Radeschi in radio. Non abbiamo mai manpower. Mamma mia. Abbiamo perso 700.000 manpower così, abbiamo bruciato. Vabbè, non è un problema. La rivoluzione tira fuori sempre nuovi... Ah, niente, idioti con pesante questa, signor Vernizzi, questa è un'accusa pesante, eh? Non lo so, si riferiva a me. Io ho detto idioti, se ti senti tirato in causa. Io non mi sento tirato in causa. Allora cosa rispondi? Ma infatti è stato Alki a mettermi in mezzo. Ma chi? Quando? Ma chi stai? Non cominciamo. Ma che non la vinci con Vernizzi sta guerra? Al suo livello ti batte in esperienza, eh? Quello lì, questa qua, va vergogna. No, ma chi è stato il pezzo di merda? Sì, però, signor Attila, cioè, lei deve ridere meno quando fa queste cose. Perché? Lei deve ridere meno, cioè, si è palesato che è lei che sta facendo minchiate una dietro l'altra. No, non è vero! No, 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 perché ho appena aperto le decisioni ho notato una cosa bruttissima. Che c'ha? Che c'è? Zitto, che Vernizzi, secondo me,
ha fatto qualche cazzata. Che ho fatto? Che ha fatto Vernici? Che decisione? Ha messo al voto. Attenzione. Ah, buttava pure l'atomica Vernici. Vernici non stai facendo capire più niente comunque in questa partita. Cioè, mi sto rincoglionendo. Suarez è tipo il fosso. Che ha messo Vernici sulle decisioni che ha fatto? Che ho fatto? No, io mi sto zitto perché sennò poi... Ma avete fatto saltare, abbiamo fatto saltare il canale di Panama? Questo no, è. No, Francisco. No, no, no. Qua c'è il Repair di Panama Channel. Che vuol dire? Vuol dire? Non lo vedo saldato nella grafica. È vero, e c'è da riparare. No, è vero. Mona, ma pure è vero, era stato, chi era stato a dire prima che dovevamo farlo saltare, però? No, io l'ho detto io come battuta. L'ho detta io come battuta. Come battuta. Ma non sono stato io, vero? Ma il nuovo aggiornamento della Paradox, quello che dici lo fa. Palesemente. Sì. Palesemente è stato reso. È un'implementazione con GPT-4. Cioè... Io ti giuro, Flacco, ho fatto tutto tranne che quello. Il signor Lolang vuole che io apra le battaglie. Non lo so, signor Lolang, credo di non sapere neanche come si faccia ad aprire le battaglie. Come aprire le battaglie? Non so che cazzo vuol dire, non so. No, forse stavamo parlando delle perdite che abbiamo subito con quella striscia di Gaza. Questo vuole che apra, signor Lolang. Il combat log. Dov'è il combat log? Sul teatro, devi cliccare sulla paginetta che c'è. Teatro... Vedi che c'è una paginetta del sito Brazilian Theater 1. Vabbè dai, stanno finendo gli aerei comunque. Mamma mia, che Napoli. Vediamo, guarda qua, biciclettari contro carri moderni. lo battono con l'agilità. Eccoci qua. Circondano il carro moderno, ci cacciano su... Ci sta, ci contenti? La lavagnetta? Che sta dicendo quello? Che cazzo vuoi? Ah, tu? Tu un cazzo. Parla bene. Hanno delle orecchie molto sviluppate gli americani. Per ricevere meglio. Sto pronto. Adesso entriamo a Sacramento. Non lo dica così che Vernici si è appena bagnato. Sacramento. Sì. Non ho detto sacro, ho detto sacramento. Il sacramento di Vernici. Se non ci avesse la barba sarebbe bello da baciare col mento. Beh, bello baciare anche quella barba, scusa. No, è prima con i peli in bocca. No, mi dai l'ospitalità a Dallas? No. Voglio l'ospitalità a Dallas, voglio commettere un crimine di guerra. Non posso. Commettilo da un'altra parte. No, là già stavano danza a quei tempi. Mostri le sacche, signor Lolang. Cosa cazzo devo mostrare? Le sacche. Sacche sono belle che chiuse. Ma sono qui quei biplani, cioè adesso vorrei dire. Oh, e c'è anche il coraggio di farsene abbattere due o tre ogni tanto, Ma veramente sono biplani come immagine, ma c'hanno i Mustang, non è che c'hanno i biplani. Io vedo dei biplani. Perché non cambia l'immagine rincoglionito del computer. Ci sono 52 Gladiator, adesso se vuoi chiamarmeli Mustang. 1021 più 51 Mustang. Vabbè, ma quello è una percentuale minoritaria rispetto al resto. Che mo' passano sotto i 1000. Cioè. Ah, che vergogna, signor Parenzo. Ai miei tempi queste guerre si vincevano facilmente, adesso in questa tecnologia moderna di biciclette, pedali, signor Flack, pedali. Che altro abbiamo tutto? No. Una volta si facevano le belle Panzer Division e via, si avanza, invece adesso biciclette. Che strano, mancano gli aerei. Tu hai detto che volevi le biciclette, brutto pagliaccio. Quando l'ho detto, mi ricordo. Bene, la puoi sganciare a Dallas se vuoi. Devi portarti però il spamutaport. No, te me lo nascondi, me lo mandi da qualche parte. Vai. Oh, sono tirata. Su tutta la striscia, vai. Tutta la
striscia no. Occhio. Invece no, non si può più. Sì, sei off. Ho capito perché, guarda, cioè, non ho capito perché stanno spostando i fronti. Ma avete toccato qualcosa? No. No. Cioè, capisci che quei gialli che erano qua, ma si stanno muovendo qua. Poi c'è qualcuno che proprio... Secondo me è un programmatore svedese quel qualcuno. No, è Verni si sta a buttare la bomba, quindi non credo. Nel senso... Cioè, l'alibi di Vernizzi è che stava atomizzando cose. Che alibi è? Un alibi di ferro. Che ha messo sti fronti qua? E poi non ci sono manco più con voi, eh. Che ha messo sto fronte rosso qua e quello giallo qua che ho cancellato? So, manca. Non lo so, c'è qualcuno che sta toccando. Mancano convogli. Se gli inizia, io inizio a danneggiare tutti finché non esce il nome. Vabbè. Cioè, abbiamo 130 convogli in stampa e ne servono 17. Come è possibile? Appena affondato 16 sottomarini per me. Che velocità. E si sa il nome di chi è stato. Adesso, adesso tocca ad Attina. E su cazzi sua se mi abbatti ieri. 500 clay sul post, bomboleiro distrutti. Bomboleiro. No, il bomboleiro, no. Bomboleiro, bomboleiro. Signori, quindi questi nomi? Incredibilmente. No, niente signore, finiamo domani mattina. Incredibilmente, il Brasile non finisce perché è amministrato da un branco di dementi. No, no, da branco di complottari. Non ci gioco più, finisce qua il Brasile. Mi sto finisce con la rosicata del signor Flack. Signori, dai fini economisti. Comunque è stata colpa di altri. Mandate a fanculo, meno male che tutto registrato dal mio monitor. E tutto... sì, le ultime puntate senza altri si stava avanzando da Dio. Infatti. Un caso. Qua. C'è un complotto. Signori, una papera. Alla prossima. Ciao a tutti! Ciao.